Parlando di cosa che non va, credo si è visto oggi dalla partita, perché lo specchio di tutto è stata la partita di oggi. Oggi hanno fatto i complimenti sicuramente alla squadra avversaria, però credo che il Procida non ha giocato sui livelli e sui ritmi e sul blasone dei calciatori che disponiamo della rosa. Certamente c'è da rivedere tanto, perché tanto di cappello e tanto di rispetto per la squadra del Campania Ponticelli, che loro oggi hanno dimostrato sin dal primo minuto di voler vincere la partita a differenza nostra. Noi forse eravamo ancora in vacanza e si è visto il 2-0 del Ponticelli, che la dice tutta, voglio dire. Potevamo limitare qualche gol, farne qualcuno, però poi credo che la vittoria da parte loro sia stata, credo, giusta. Ma nell'opinione del tecnico ha massima fiducia, poi la società l'ha detto sin dal primo momento, si potrà perdere anche facendo i dovuti scongiuri 20 partite poi, e 20 calciatori, ma l'allenatore, il presidente, quando dà una stretta di mano all'allenatore lo tiene per un anno. In questo caso mister Rubrano, voglio dire, tutti siamo sotto esame, a partire da me e dal mister, voglio dire, anche se io sono arrivato poco tempo fa, però mi assumo le mie responsabilità, ma sicuramente non dopo una sconfitta bisogna fare un trauma, bisogna ripartire, rimboccarci le maniche e già fare un bottino importante contro la Turris, che verrà a Procida, e sicuramente troverà un Procida con il coltello tra i denti.